Salve a tutti, bentornati qua sul canale di Evriai.it, live pomeridiana dedicata ad uno dei migliori beat'em up a scorrimento dell'epoca PS2, in barba a chi diceva che il genere era morto. Pam! Odin Sphere se ne esce così all'improvviso, mostrandoci insomma che invece aveva ancora tanto da dire, e ha ancora tanto da dire ancora oggi, che è stato recuperato in questa edizione migliorata. È più che un remastered, perché è proprio una revisione anche alle meccaniche di gioco, e noi la giochiamo ben volentieri. Fatemi sapere prima di iniziare se si sente bene, se i livelli audio sono corretti, se vi vedete bene. Dovevo aver rifatto anche il bilanciamento, quindi stavolta la pelle è rosa e non candida. Ci chiedono già se ho preso qualcosa dagli sconti di Steam. Io personalmente mi sono ripreso, ce li avevo per console, ma nell'edizione non Redux, mi sono ripreso i due Metro, che costano entrambi 7,49€, una roba del genere. Sono eccezionali, li potete prendere anche uno per uno. Fra l'altro le ho messe nel video quotidiano, vi ricordo che faremo un video al giorno per spulciare un po' la libreria dei saldi di Steam. Si sente, si vede ok? Ok, allora possiamo partire. Dunque, iniziamo, ricordiamo che c'è una cornice narrativa che fa da sfondo poi a quelle che sono le vicende del gioco, perché è come se questa ragazzina leggesse appunto attraverso questi tomi che si chiamano Odin Sphere, la storia delle mitologie, cioè delle valchirie, fate, e della possibilità che arrivi il Ragnarok. Qui in questo primo atto ci sono 6 atti in tutto, uno per ogni protagonista, sono 5 protagonisti più un capitolo finale. In questo primo atto siamo al controllo di Gwendolyn. Questa sequenza di gioco è una di quelle intermedie in cui possiamo appunto parlare con i personaggi alla corte di Odino, il nostro padre. Nell'atto 1 Gwendolyn ha appena perso la sorella, che le ha lasciato però quest'arma potentissima, questa lancia con cui lei si affronta di avversa. Vediamo che da 10. Quella strega è la sopravvissuta di un regno. L'antefatto della storia è che in buona sostanza le Valchirie, quindi poi le armate di Odino, hanno attaccato il regno delle fate per recuperare un calderone, un oggetto magico che insomma permette, ha una potenza tale che permette di generare questi fossoni. Fossoni, non so come si pronuncia, che sono anche degli elementi magici che permettono anche di salire di livello e far crescere le abilità, le skill dei personaggi. Qui quindi c'è un po' di, possiamo parlare con i personaggi alla corte di Odino, può ascoltarli, ma noi andiamo avanti. Prima parliamo con il mercante, vediamo un po' cosa può venderci. Aumento evita 5% di modificare, aumenta più di massimo. Mi piace, no, vediamo un po' di segni di fuori, così vi faccio vedere subito come funziona il meccanismo per salire di livello. Dunque, quando si combatte non si guadagna esperienza, ma si guadagnano appunto questi fuori. È possibile usarli per far crescere i semi, quindi possiamo, qui abbiamo i semi, pianta in quantità. Ne possiamo piantare 2, ad esempio, e poi utilizzare i fusoni per farli crescere. E quando abbiamo fatto crescere questi cibi, possiamo utilizzarli per preparare delle ricette più complesse che ci daranno dei bonus
maggiorati in termini di punti esperienza, oppure mangiarceli così e vedete che sale lentamente la barra dell'esperienza. Adesso ce li mangiamo tutti, mangio in quantità e via, ce li mangiamo, vediamo se saliamo di livello, ancora no. Allora procediamo e andiamo alla mappa del mondo. Foss, hai visto la versione PS Vita? No, Braccio, non l'ho vista la versione PS Vita, ma ne ho sentito parlare un gran bene, quindi poi fra l'altro secondo me il titolo si presta bene, il genere si presta benissimo a, anche a una fruizione portatile, e quindi direi che siamo tranquilli. Questa è la mappa del mondo, qui c'è la missione La foresta impenetrabile di Elrith, livello 4. Ok, sì, vedo che state commentando anche la review che è uscita sulle pagine di Avriai e che ha preso un 8.9 perché il gioco è veramente eccezionale. Era eccezionale un tempo, lo è anche oggi dopo la revisione grafica e soprattutto delle meccaniche di gioco. Vi ricordo che in questa versione c'è comunque la possibilità di giocare l'edizione regolare, quindi senza le modifiche alle meccaniche di gioco e ai tutorial, che qui sono molto più esplicativi, ma comunque con la grafica rivista e corretta. Come vedete, lo stile è uno dei punti forti della produzione. Andrea Porta Ebriai, ma quindi vale la pena acquistare un Umbrella Corps per incontrare Martino? Sì, Martino è l'anima della festa, eh? Father, please wait. A king cannot idly abandon his own castle. Dorian Barocca, ragazzi, giusto per sapere, anche da voi fa un caldo tale che svegliandovi la mattina avete temuto che si fossero spalancate le porte dell'inferno? Sì, appena esco di casa però, perché in realtà dentro è tutto ombroso, si sta molto bene, la temperatura interna qui anche nello studio con le luci è ottima. Piero The Warrior, ho visto nei saldi Grandia 2, quanti ricordi? Che fine ha fatto la serie per curiosità? Purtroppo la serie è stata abbandonata, insomma, ci sono queste saghe che poi per un motivo o per un altro non vengono portate avanti per qualche anno e a un certo punto con il passaggio di generazione in generazione diventano troppo vecchie per recuperarle. Dunque, il gioco è proprio un picchiaduro a scorrimento, ragazzi, eh? Quindi, insomma, un genere che non si vede nemmeno molto spesso. Ah, qui ancora dobbiamo fare il tutorial perché è la parte iniziale dell'avventura. Prima di tutto raccogliamo un componente, una mandraga, va bene? Eccole qua. Carotello, ok. C'è Jap-Dab? Sì, la lingua si può scegliere giapponese o inglese. Ok, Harmonium, guarisce le ferite fisiche, mix di esempio materia più carotello. Mix di esempio 2, elisir più carotello, ripristino più carotello, vabbè. Vi faccio vedere così il sistema di pozioni, preparazione delle pozioni. Harmonium, ripristina PP, usiamo il carotello. Diciamo che questa tipologia di navigazione dei menu, che può essere attivata anche nel bel mezzo di un combattimento per utilizzare le pozioni magiche, fra l'altro, perché alcune sono anche di attacco, è forse l'unico elemento un po' problematico del prodotto. Non funzionava benissimo al tempo dell'uscita, non funziona benissimo neppure oggi. Però, insomma, possiamo chiudere un occhio. Anche perché poi, invece, a livello di qualità dei moveset, cazzo, oh! A livello di qualità dei moveset e di gameplay è veramente eccesso. Qui sempre una presa S. Allora,
questa è la mappa del mondo. Noi siamo venuti da qua, c'è solo un'uscita. Vabbè. Un altro tutorial. Rockenzo, buongiorno a tutti. Che gioco è questo? Non l'ho mai visto. Rockenzo è Odin Sphere Lathe Riser, una riedizione di un titolo uscito su PlayStation 2, aggiornato sia graficamente che tecnicamente. Cioè che lucca dal punto di vista, insomma, del gameplay. Apri la borsa. Seleziona l'antidoto. Seleziona l'antidoto. Ok, l'alchimia praticamente attraverso l'utilizzo delle materie prime è possibile cambiare alcune delle pozioni che abbiamo e trasformarle in altre pozioni. Vediamo che cosa abbiamo qua, peraltro. L'armonium è recupero, punti vita, antidoto, ok. Ciclone e fuoco sono pozioni d'attacco invece. E comunque, sì, giustamente diceva, c'era qualcuno che diceva mi ricorda Dragon Scroll. Lo stile ti ricorda Dragon Scroll perché è effettivamente fatto da VanillaWare. Infatti Dragon Scroll è un altro dei beat'em up a scorrimento migliori degli ultimi tempi. VanillaWare ha continuato poi dopo Odin Sphere sul suo percorso creativo e in effetti, insomma, con ottimi risultati. Allora, qua adesso possiamo andare nell'area di riposo oppure tornare indietro. Oppure tornare indietro e vedere che cosa c'è. L'esplorazione di queste aree è importante. Le aree di gioco, come avete visto nella mappa, sono abbastanza complesse dal punto di vista della struttura. C'è un'altra ranetta. Il livello di difficoltà com'è tarato? Ok, abbiamo ottenuto un... ora rispondo subito, ma abbiamo ottenuto un prisma fosonico, quindi esplorando gli ambienti di gioco è possibile ottenere questi prismi che ci danno, sbloccano nuove capacità che possiamo poi assegnare a delle shortcut con il tasto tondo. Questa è una capacità attiva, luce accecante, una luce intensa che infligge confusione a tutti i nemici vicini. Perfetto. Non ho anche queste capacità. I fosoni, oltre ad essere utilizzati per far crescere i cibi, come vi ho fatto vedere prima, possono essere utilizzati anche per migliorare le capacità o anche il livello di attacco della Silite, che è la nostra arma principale. Questo è quindi la schermata di potenziamento. Il livello di difficoltà non è eccessivo, devo dire. Se volete un livello di difficoltà abbastanza intenso, andate sulla modalità classica, che aveva anche una barra della stamina e quindi imponeva anche un'attenzione un po' maggiore nella concatenazione di attacchi. Tuttavia in certi momenti diventava un po' frustrante, bisognava imparare proprio a memoria i pattern d'attacco dei boss. Quindi devo dire che lo trovo più bilanciato e secondo me la progressione è più piacevole. Dunque, le capacità, come si faceva ad assegnarle? Abbiate pazienza, mostra, nascondi i controlli, qual era? Luce accecante.
No, non si è segnato da qua, abbiate pazienza. Lo scopriremo come si segnato. Intanto qua c'è una porzione. Questo è l'equipaggiamento. Entra sistema opzioni, no. Sistema. No, sistema si può salvare e caricare. Forse non lo posso fare in modo da nessuno. No? Dunque, là c'è una sfida. Quindi quest'area della mappa l'abbiamo esplorata tutta, possiamo passare da sotto. In ogni momento, ecco, io posso fermare l'azione e andare in giro a recuperare le cose che mi servono, fra cui ad esempio avevo un antidoto, ce l'avevo un antidoto, eccolo qua, posso usare perché avevo lo status alterato veleno. Questa farfallina ci dà dei fusoni. Ok, Dorian Barocco, difficoltà non esagerata. Tutti i giocatori di Golden Axe sanno che lui è difficoltà adatta di un beat'em'up. A scorrimento orizzontale, dannazione eterna. Guarda, Dorian Barocco, che se prendi la modalità classica ci si avvicina, eh. Allora, adesso io salirei un po' di livello. Salirei un po' di livello perché ho un sacco di fusoni e potremmo utilizzare un seme. 12 fusoni per la fioritura. Germoglia con 6 fusoni, produce 2 slamponi, ok, produce un tamango. Tamango, 70 esperienza. Ma sì, piantiamo. Pianto in quantità, piantiamo ai 2. Ok. Oh, fusione, vieni dentro qua. E ce lo possiamo mangiare. Mangio in quantità. E via. E saliamo di un livello. Perfetto. Il tamango produce anche un seme di tamango, mentre gli slamponi non lo fanno. Potrei salire anche di un altro livellino. Con uno slampone mi dovrebbe bastare. Fra, abbassa il volume di gioco o abbassa il tuo? No, quale? Cioè, o abbasso il mio o abbasso il volume di gioco? Abbasso il volume di gioco. Impostazioni. Output audio. Volume. Così va bene? Così va bene? Fatemi sapere. Mi avevano detto che andava tutto bene all'inizio della live.
E voilà, livello 9, va benissimo. Con gli altri fusoni, quasi quasi, se potessi, io potenzierei... No, questa no. Colpo glaciale, quella attiva. Colpo glaciale, sì sì, lo potenzio. Perfetto. Ok, adesso possiamo andare di qua. Dunque, il sistema di combattimento si basa sulla pressione del... cioè ci sono queste schivate, poi c'è la pressione degli attacchi che possono essere combinate appunto con modificatori di direzione e poi c'è la possibilità di caricare gli attacchi fino a questo colpo caricato che permette di essere caricato fino a 3 volte e che poi si scaglia contro gli avversari. Nell'ultima parte del live ce la fai vedere questa famigerata difficoltà classica? Dorian Barok è un po' difficile perché bisogna ricominciare tutta l'avventura in modalità classica. Io ancora non ho avviato la partita. Ragazzi, il mio volume non riesco ad alzarlo più di così. Purtroppo non riesco ad alzarlo pur di così. Più di così. Altro tutorial. Con gli slamponi possiamo insomma fare anche l'harmonium di livello 2, quindi aumentare la potenza delle nostre pozioni magiche. Ui Gigi, io lo sento benissimo, devo farmi visitare. Ok, mid boss. Presa tutta nella fase. Il gioco aereo, come vedete, è fondamentale. Qui ho fatto sbagliato. E calma. E abbiamo preso il DS, cioè. Non so se è già stato chiesto, ma longevità com'è messo? Ma
Sono sei capitoli. Ora io non l'ho rifinito adesso, devo dire la verità. La recensione non l'ho fatta io, ma l'ha fatta il nostro Antonello. Io se non erro almeno una decina di ore per fare quello originale, le misi in conto. Ragazzi onesti, me la vado a vedere la replica di Umbrella Corps. Robe, guarda, io sono rimasto abbastanza scottato dal fatto che tu non ci fossi, eh. Mi aspettavo la tua partecipazione. Io fossi in te andrei a vederla, Robe. Secondo me quella replica lì funziona bene. Poi c'è Martino. Martino, lo devi vedere, Martino. No, ci siamo divertiti, eh. Ci siamo divertiti assai, Robe. Ok, qua serviva per prendere un melograno. Vediamo se ci permette di passare di livello. 70 esperienza. PV max, ripristina 50 più. Ma sì. Buono. C'era una roba a terra dove stavo prima, Carlo. Andiamo a vedere. Sì, c'era. Ed era un carotello. Grazie, Carlo. Qua c'è un combattimento difficilotto, così è segnalato. Ah, un altro boss di metaschema. Ragazzi, lo stile di sta roba è che ci ha preso subito. Faccio vedere anche come si usano le pozioni d'attacco. Ciclone ad esempio, sì.
Allora, direi che con 69 fossoni e pochi punti vita possiamo mangiare un po', far crescere qualche pianta. Ah, intanto equipaggiamento. Qua possiamo mettere la pietra gagliarda, incrementa la percentuale di ripristino della barra punti vita massimo, vanificare. Pietra sacra, subito. Pietra sacra e poi ragazzi no, gli altri due mi piacciono, vanno bene. In quantità un paio 3 9 18 27 fusioni. Ok, ce lo mangiamo subito. Saliamo di un livello. Con il prossimo fusone invece potenzieremo l'arma. Ci serve 55 fusoni, ok. E qua colpo glaciale lo possiamo assegnare in posta shortcut qua. No, colpo glaciale. Allora, colpo glaciale lo avevamo qua. Attacco aghi. Su e cerchio, va bene. E luce accecante che costa 12. Luce accecante in posta shortcut giù e tondo e ci va bene. D'accordo. Per il resto torniamo là che c'è una mappa. Le capacità magiche possono essere richiamate con quel menu che avete appena visto, oppure appunto impostate le scorciatoie. Cercato anche il veleno, sta vespa di merda. Fermato, ho preso acqua. Vado a prendere il tè. Carlo prende il tè delle 5, 5:36. Capacità, avevamo detto che con 55 fosoni aumentiamo questo. Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo anche 16.
torniamo su e andiamo a prendere questo forziere che è qua. C'era qualcosa in terra? Vediamo. No, neanche in aria. No, no, però aspetta, qualcosa c'è. Crudo build, ok. Biekoden, quanti ricordi su questo gioco? Ci ho passato minimo 100 ore. È figo veramente, eh. Ok, provo a piantare un seme nelle vicinanze della rosacea. Piantiamo uno slampone. No, prendiamo un tamarro. Dai. Ce lo mangiamo anche subito. Comunque, per chi come Biekoden ci ha giocato un sacco, questa versione riveduta e corretta non è male, ragazzi, perché al di là del cambiamento di stile, dell'upgrade stilistico evidentissimo, c'è anche tanto dal punto di vista, tante ottimizzazioni dal punto di vista ludico, quindi non sottovalutatela. Qua c'è qualcosa che ci interessa. Pietra gagliarda ce l'avevamo, pietra sacra ce l'avevamo, vale anche 65. Ok, c'è il boss. Bene, c'è il boss. Io direi quindi, giusto per stare un po' tranquilli, ci mangiamo un Harmonium che ripristina i nostri punti vita. E adesso salviamo. Sistema che non si sa mai. La localizzazione italiana non è male, non ci sono svarioni, la lingua parlata si può scegliere in inglese o in giapponese. Mi fa piacere che lo stiate apprezzando il titolo, perché merita veramente tanto, ragazzi, quindi se non lo conoscevate sono contento che questa diretta vi abbia dato l'occasione. But you cannot change my resolve. Go back and inform the Demon Lord. I will not listen to your pleas. You have no choice in the matter. If you insist that you will not repair the cauldron... That evil spear and my chain are both ciphers. If we battle, it will be a serious affair. You're hesitating. Vediamo se ho perso qualche domanda per strada. La magia dell'aria condizionata. Fossa, come fai a stare in camicia? Ci sono un gazzillione di gradi. No, ripeto, qua dentro neppure con le luci la temperatura sale tantissimo. Quando esco fuori, no, eh. Quando esco fuori arriva la gora fino a qua, dopo 2 secondi si muore. Ma è a prezzo pieno, ragazzi, fatemi dare un'occhiata sul prezzo di Odin Sphere. It is Cataclysm's ruin, and it should not exist. The great magical country of Valentine is said to have been destroyed overnight. I am aware of the story that you describe. No, dovrebbe essere, se non erro, 39, ragazzi. Almeno la versione... No, aspetta. La versione Vita è a 39,49. La versione PS4 forse sì, è a prezzo pieno. Sì, è a prezzo pieno. Nel caso, ragazzi, la versione Vita non è malaccio, anzi. Il gioco si presta molto bene ad una... ad una fruizione portatile. Esce oggi. Esce oggi. La data d'uscita ufficiale è oggi. That my king is deceiving everyone. I will not hear this mockery. Stop this nonsense.
I shall take your life if I must. Carlo, Neosquall, lo consigli Invisible Leak con il DLC? Sai se la traduzione che si trova sul workshop è buona? Allora, sulla traduzione non lo so, se vi piacciono gli strategici, però ragazzi, Invisible Leak è clamoroso, eh? È veramente bellissimo. Passerotto chiede se è già uscito o deve uscire, esce oggi, prezzo pieno su Vita, su PS4, 40€, 39,90 su PlayStation 3 e Vita. Gwendolyn, step away. Che Axi, che bello aprire lo stream e trovare il fossetti turpe. Era il boss, quindi insomma la turpitudine era giustificata. Il design mi lascia. Il character design è veramente incredibile. Sempre molto ipertrofico in certi casi, invece più kawaii in altri. While the nations of Valentine and Ragnarnaval were at war, you disguised yourself and seduced my mother, the princess, with sweet words. And you were quick to flee when she became pregnant. Quasi quasi, su PS2 l'ho giocato, ma qui pare ci siano bei cambiamenti. Allora, Passerotto, sì, al di là, come abbiamo detto un paio di volte nel corso della live,
Il cambiamento che si nota di più è quello stilistico, perché cioè, tutta la hanno fatto un lavoro eccezionale sia sulla qualità degli sfondi che sui personaggi, sprite dei personaggi, l'animazione, ce ne sono tantissime di più. Quindi è proprio, anche dal punto di vista del look, mantiene, si conferma, insomma, affine, vicino allo stile originale, però è molto più bello nei colori, nei tratti, nelle animazioni, veramente eccezionale. Anche tecnicamente, ludicamente, però, è stato modificato tanto il sistema di combattimento. Non c'è più la barra della stamina, diciamo. Poi, in generale, cioè l'unica cosa che è rimasta un po' arretrata è la navigazione dei menu. Invece anche gli attacchi, l'animazione adesso, cioè la concatenazione degli attacchi è molto più fluida. Quindi hanno fatto un lavoro di rifinitura che ha rimosso anche alcuni degli spigoli che la produzione aveva in origine, pur rimanendo sempre bellissima. Se comunque vi piace di più quell'impostazione lì, che era anche un po' più intransigente da un certo punto di vista, proprio perché richiedeva una certa attenzione nel timing degli attacchi, potete farlo, cioè potete giocarla, è sempre disponibile nella modalità classica, però non sono classici gli sprite, perché anche lì, anche in quella modalità classica, viene mantenuto la base ludica che il titolo aveva al momento della sua uscita, ma il lavoro di rifinitura grafica e artistica viene invece conservato. C'è. Nel senso, ho letto che con il PlayStation VR si potrà giocare giochi non VR e film in Cinematic Mode. L'avete provata? No, Andrea, non l'abbiamo provata questa Cinematic Mode. Anche alle 3 Sony non ce l'ha fatta vedere, non ci teneva particolarmente. Preferiva sicuramente farci vedere i prodotti. Alcuni li abbiamo già trattati, altri potrete trovare nelle nostre anteprime nei prossimi giorni. Leggetevi l'anteprima di Farpoint a cura del Todd. Entro breve arriverà una anteprima mia su Robinson dei Giorni, che è uno dei titoli più promettenti. How could this be? Wagner of all things. Saltiamo, va? Che ci manca una decina di minuti. Il prisma fotonico ci dà una nuova abilità. Vediamo se è attiva. Sì. Sicuramente, perché da questa parte ci sono le abilità attive. No, passiva invece. Ok, incrementa il danno inflitto ai nemici a seconda del numero di attacchi a combo. Ok, perfetto. E potremo anche planata rapida. Abbiamo altri 9 punti abilità, vediamo un po'. Contrattacco, aumenta il danno dell'attacco successivo al 30%, incrementa la guarigione, incrementa la velocità. Sì, l'attacco con il V ci piace. Qui possiamo andare, stretta glaciale, applica l'effetto ghiaccio agli attacchi, mentre i PV sono sotto il 30%, non mi piace tantissimo. Ripristina energia dopo aver sconfitto un nemico, questa mi piace già di più. Incrementa gli EXP ottenuti, questa assolutamente. Questa costa 4, questa costa 4 e non ce la facciamo perché sono stato poco lungimirante. Intanto però la sblocchiamo perché puoi salire di livello più rapidamente. Questa ci permette autoricarica, cioè aumenta la velocità di autoricarica dell'energia, ci permette di fare più spesso gli attacchi speciali, che sono il colpo di ghiaccio, i 100 aghi o il lampo accecante. E vabbè, prenderemo un altro punto abilità, vediamo se offensiva frenetica, qual era? Incrementa il danno inflitto ai nemici a seconda del numero di attacchi combo. Sì, mi piace, però ancora non la porto. I fosoni me li tengo.
Raga, perché Sony mi mandano mail per qualsiasi cosa scarico dallo store? Rocoman, arrivano, cioè, tutti gli store, cioè, meglio così che poi trovarsi magari qualcuno che se, non so, se c'è stata qualche falla di sicurezza, meglio trovarsi, meglio avere una mail di conferma per qualsiasi cosa, anche per i contenuti gratuiti. Cassa degli oggetti. Allora, il mercante intanto vediamo che cosa ci dà. Uovo. Sì, questa ce la capiamo. E ci accattiamo anche un nuovetto. Poi, visto che abbiamo 42 fusioni, vediamo un po' di salire di livello. Che c'ha Carlo la passiflora? Che c'ha che non va la passiflora? La borsa non può contenere altri oggetti, beh, me ne mangio adesso. Sto mangiando per salire di livello, ma in realtà hanno anche proprietà curative, quindi potete anche conservarli e utilizzarli nel mezzo del combattimento. Vediamo nella cassa e mettiamoci della roba, tipo la pietra sacra, che, no, questa pietra gagliarda che non è equipaggiata, ok. L'armonium quando ce l'abbiamo, ripristina che cosa fa? L'armonium ce l'abbiamo veramente tanti. Ce ne abbiamo veramente tanti, li mettiamo nella cassa, questi sono d'attacco e ci fanno comodo. Ok, e andiamo avanti. Vediamo la mappa del mondo, iniziamo questa missione. Tra 5 minuti però stacchiamo, ragazzi. Sì, passerotto, ovviamente. Con questa frutta poi la regolarità intestinale della nostra protagonista, della nostra Gwendolyn, è garantita, eh. Mi accuccio. Voi non lo sapete, ma tutte le volte che Gwendolyn si accuccia, in realtà fa una piccola cacchetta incredibile. Vi ho rovinato questo gioco per sempre, eh? In realtà poi più avanti potete farli mangiare anche delle proteine, quindi magari in realtà riuscite a... Poi ci dovrebbe essere un forziere? Dice che c'è un forziere, perché non un forziere?
Cage dice è entrato e ha sentito parlare di cacchetta. Pensavo fosse un gioco meglio. Ma forse abbiamo parlato di cacchetta perché sei entrato tutti. Ti sei mai chiesto questa... Mai avvallato questa interpretazione? Non puoi portare altri semi di tamarro. Allora, non posso portare altri semi. Non posso portare altri semi, però è un peccato. Non è proprio in realtà questi cazzi. Tamango marcio. Era marcio. Adesso sì che arriva la cacchetta, anche di consistenza spiacevole, dopo il taimango marcio, ragazzi. E finiamo anche così questa live. Dunque, piantiamo la rosacea, 12 fusoni in piena fioritura. Uva! Piantiamo. Però gli dobbiamo dare 2 fusoni. Dai uva, matura! Allora, andiamo laggiù, facciamo questa stanza e poi direi che stacchiamo perché sono le 6, abbiamo fatto la nostra oretta canonica, sperando di avervi fatto conoscere un titolo interessante. Il prezzo in effetti è un po' altino, ma il gioco insomma, merita. Se non l'avete mai giocato ve lo consiglio spassionatamente, caso diverso in cui insomma l'abbiamo trovato quando uscì su PlayStation 2. Facciamo questo combattimento e via. Prisma fosonico, quindi vediamo un po' quale abilità abbiamo acchiappato. Bieco Dan dice più di 100 ore su PS2, ma più di 100 ore dipende da che tipo di gioco vuoi fare, insomma puoi tornare anche nei livelli già visitati per ricercare tutta la mappa. Secondo me sono circa 2 orette per ogni... No, 3 ore qualcosa, sono 6... 18 ore se vuoi farti la campagna lineare e tranquilla, 15 ore. Questa è capacità attiva, attacco verso l'alto che raggiunge i nemici volanti. No, la lasciamo, non ci interessa, fermo restando che possiamo sempre utilizzarla invece senza metterla a come shortcut. Possiamo usare spinta elevata e vedere, ok, che va, può essere utile anche in combo con qualche colpo. Qua ci sono un paio di forzieri, andiamo a cercarli. Thank you.
ragazzi, va bene, io direi che salvo e stacchiamo qua per il momento la diretta. Abbiamo fatto insomma un'oretta piena con questo titolo, consigliatissimo peraltro, veramente bello, sia dal punto di vista insomma della qualità degli interventi di restauro ludici e tecnici, sia dal punto di vista del concept di base, che ancora oggi resta meraviglioso. Se avete giocato insomma Dragon's Crown, sapete che cosa aspettarvi. Il titolo è veramente solido. Quindi se vi piace, se vi ricordate ancora i tempi dei beat'em up da sala, non indugiate e fatelo vostro. Magari aspettate un'offerta se il prezzo pieno vi fa storcere il naso, ma ogni tanto io sono convinto che anche un prodotto, anche questo, cioè insomma, non bisogna lasciarsi spaventare dal fatto che sia un titolo 2D. Si vede che c'è dietro un ottimo impegno produttivo, non è un remake di quelli fatti con un po' di lassismo, quindi insomma andate sereni, perché insomma, è un bel titolo, bello denso di contenuti. Sì, diceva Carlo, 15 ore nei giochi vanilla non sono niente. Devo dire che in effetti il titolo ti acchiappa, sono fatti tutto per acchiapparti, quindi insomma c'è anche, è stato introdotto una sorta di New Game Plus. Ci sono tre livelli di difficoltà, c'è la modalità classica, quindi le ore che potete spenderci veramente, se poi vi intriga la formula di gioco e il sistema di potenziamento dei personaggi, potete andare sereni e avrete da giocare ben più delle ore necessarie al completamento della campagna principale la prima volta. Grazie per averci seguito, grazie per la partecipazione. Gli altri appuntamenti di oggi sono con Yuri, adesso che ho staccato, se non erro, alle 7, Prove di Osiride, e poi stasera alle 21 The Division con Alien. Grazie ancora, ciao!